Caro Don Bosco, oggi, più di sempre, la nostalgia assale ogni angolo del nostro cuore, distrugge le ultime roccaforti e ci fa quasi mancare l'aria nel petto. Un invadente nodo alla gola ci rende maledettamente vulnerabili e siamo subito sopraffatti dai ricordi, tesori preziosi ai quali ricorriamo quando la solitudine sembra prendere il sopravvento. Oggi è tutto diverso. Niente chiasso, niente abbracci, niente baci. Un silenzio assordante aleggia sulla nostra città, particella minuscola di un mondo bombardato da una silente arma letale. Tutti abbiamo paura e avvertiamo la mancanza di quella casa, di quel rifugio che tante volte ci ha accolto. Abbiamo bisogno del nostro nido, come tante piccole rondini, con le ali tarpate, ma con tantissima voglia di riprendere il loro viaggio e con la certezza che questo avverrà. Arriverà il giorno in cui spiccheremo un meraviglioso volo e ci riapproprieremo di tutto ciò che ci appartiene, che ci identifica, che siamo stati costretti a mettere da parte, ma non abbiamo mai, e mai avverrà, abbandonato. Sentiamo sulla pelle il calore della chiesa gremita e le nostre orecchie si riempiono di musica e parole. Nell'aria un gradevolissimo profumo di fiori e cera calda crea un'atmosfera intima, particolare, speciale, anche se difficile da esprimere a parole. Le mani dei ragazzi che percorrono le vie della città si stringono con quella gioia che fuga ogni paura, che diventa un baluardo contro tutte le avversità della loro fragile esistenza. Le loro voci intonano quel canto che da sempre contraddistingue la nostra famiglia. I visi, infreddoliti dalla pungente aria di fine gennaio, si rivolgono a quel balcone, sempre troppo pieno, dal quale provengono parole che scaldano il cuore. Il cielo all'improvviso si riempie di mille colori, ed incantevoli giochi di luce suggellano una serata magica, nella quale si tocca con mano, si respira a piene narici e raggiunge il centro di ogni anima, la consapevolezza di appartenere ad una famiglia che integra, completa e a volte supplisce quella biologica. La comunità salesiana è una meravigliosa anima vivente. Ha rallentato il suo passo, è innegabile, ma non ha mai smesso di camminare. Ha semmai cambiato percorso, imboccato strade ripide che hanno messo tutti davvero a dura prova. Eppure, nonostante tutto, proprio come gli ingranaggi di un bellissimo orologio, noi tutti abbiamo continuato ad essere famiglia, a muoverci all'unisono, stretti più che mai in un abbraccio che, seppur virtuale, è stato capace di tenerci uniti e scaldarci come uno reale. Questo virus ha fermato il nostro corpo, ma non il nostro spirito. Torneremo presto a correre sul prato verde del nostro campo, a riempire le stanze, a salutarci con un abbraccio che avrà di sicuro un sapore diverso. Questa temporanea lontananza fisica ci ha insegnato ad apprezzare ogni singolo attimo vissuto insieme. Ci ha fatto capire che niente deve essere dato per scontato, che anche una parola gentile, un piccolo gesto, un affettuoso sorriso possono e devono fare la differenza. Oggi per noi è un giorno di grande festa, una festa vissuta in maniera certamente più dimessa, ma non per questo meno partecipata. E la partecipazione, quando il corpo è frenato, è alimentata dal cuore. Il nostro è un cuore salesiano,
che rimane quello di eterni ragazzini. Essi guardano al loro padre e maestro con la certezza di non essere mai dimenticati da lui, attratti dai suoi occhi buoni e sorridenti, innamorati sempre e per sempre come il primo giorno, il giorno in cui hanno varcato il cancello di una delle sue case e sono stati piacevolmente catturati. È un amore troppo grande il nostro per poter essere fermato o ostacolato. Nessun dolore, anche se fa male, può cancellare la gioia del cuore e la speranza. Giovannino Bosco, noi siamo qui, oggi come ieri, come domani, ancora, nonostante tutto, sempre e per sempre. Ispirandoci siamo noi con Mosco, speranza.
per i giovani di ieri, di oggi e di sempre. Don Bosco, padre, maestro e amico, ci accompagni con il suo sorriso e la sua benedizione, perché secondo il suo augurio possiamo essere felici nel tempo e nell'eternità.